Scusate il disturbo, vengo con molta emozione intanto a testimoniare quello che stiamo vivendo, che certamente è esattamente quello che diceva Matteo. Credo che in questo momento sul tema che ha colpito la città di Macerata si possa giocare un po' del nostro futuro. E io credo che noi abbiamo un compito importante, quello di non rincorrere i facili sensazionalismi e quello che naturalmente può essere più semplice in termini di battaglia politica. Credo che si possano tenere insieme alcune cose sulle quali il Partito Democratico deve essere molto attento. Dall'altro, intanto chiamare quello che è accaduto sabato mattina a Macerata come una rappresaglia nazifascista di un non folle, di una persona che aveva dichiarato 20 minuti prima in un bar che sarebbe andato a sparare ai neri. E non è un fatto, come dire, isolato. C'è un fermento che purtroppo noi dobbiamo essere in grado, in maniera esplicita, non ambigua, di fermare e combattere. Credo che questo sia un compito importante in cui le persone delle nostre comunità ancora si riconoscono, perché sono certo che in ognuna delle vostre città, dei vostri comuni, il sentimento della resistenza di coloro che hanno versato la propria vita per stare qui oggi, per consentirci di stare in una democrazia, è molto importante. Noi dobbiamo onorarlo con grande senso di dignità. L'altro elemento che io credo e che ci fa fare anche una riflessione è che i nostri cittadini vogliono anche il rispetto della legalità. E che il rispetto della legalità non è incompatibile con quello dell'accoglienza. Siamo in grado di accogliere e siamo in grado di dare una risposta sulla legalità. E quando ricordiamo e dobbiamo combattere fatti drammatici come quello avvenuti sabato, dobbiamo allo stesso modo combattere e ricordare dentro le nostre considerazioni la vita di una ragazza giovane come Pamela Mastropietro, che è stata uccisa in maniera indegna, inaccettabile, da una persona che evidentemente, al di là dell'accoglienza, nulla aveva in sé. Credo che questo sia un elemento importante. Credo che tutto questo non ci debba sopraffare e soprattutto tutto questo ci debba portare a guidare un percorso andando nelle comunità, nelle città, parlando in maniera chiara, non nascondendoci e naturalmente rivendicando i passi in avanti che in questi 5 anni abbiamo avuto sul tema dell'immigrazione. Ascoltavo con molto piacere la candidata dell'Emilia Romagna quando parlava di integrazione. Macerata su questo, sui minori accompagnati, ha fatto un'esperienza particolare. I ragazzi minori accompagnati che arrivano in Italia, che sono dentro i nostri sistemi di protezione, con un progetto Famiglia Colori, vengono come dire, adottati e vissuti dalle famiglie italiane. Questo è un fatto molto importante. Dobbiamo continuare a credere in questo. E dobbiamo naturalmente lavorare in squadra in quello che è il prossimo futuro. Vi chiedo scusa se ho, come dire, ma insomma, grazie alla vostra presenza e grazie del sostegno che ho avuto da Matteo, da Gentiloni e da tutti quanti, Maurizio. Grazie a tutti quanti, grazie al Partito Democratico. Ah, grazie. Grazie a Romano, grazie a tutti i sindaci che sono in